L'acqua è potabile, le ultime analisi confermano l'assenza di arsenico nelle sorgenti ortane. Ancora vandali, preso di mira l'impianto di illuminazione di Porta San Cesareo. Chiarezza per l'Interporto, lo chiede il gruppo consigliare per Orte. Ben trovati a tutti voi per questo nuovo numero di TG Magazine. L'acqua di Orte non contiene valori di arsenico nocivi per la salute. Le analisi effettuate dall'ARPA Lazio nel mese di giugno lo certificano. Nessun timore per gli abitanti di Orte. L'acqua delle sorgenti non contiene arsenico in quantità pericolose per la salute. A certificarlo è l'ARPA Lazio, l'ente di controllo regionale per l'ambiente, in una analisi commissionata dal Comune di Orte attraverso la AUSL. I prelievi effettuati in varie zone del territorio confermano come le fonti che alimentano l'acquedotto siano al di sotto della soglia di pericolo. Il risultato delle analisi dice che i prelievi sono stati fatti nelle fontane pubbliche. Il limite da non superare per entrare nella zona a rischio è 10. La fontana pubblica di Piazza del Popolo nel centro storico ha valore 3. Quella d'Orte Scalo in Corso Garibaldi 9, a Petignano 1, in Via Le Piane 3 ed a Caldare in Via Lazio il valore è 2. I risultati sono più che soddisfacenti. La trasversale Orte Civitavecchia fa passi avanti. Entro i prossimi mesi sarà concluso l'iter di gara per la realizzazione dei 9 km tra Cinelli, dove attualmente l'arteria si conclude, e Monte Romano. Lo ha comunicato il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi. Lupi ha ribadito in una riunione svoltasi a Civitavecchia che occorre la massima collaborazione dei soggetti interessati all'ultimazione dell'arteria: Regione Lazio, Provincia di Viterbo e di Roma, Comune di Viterbo e di Civitavecchia, Autorità Portuale e Interporto di Orte. Il confronto è stato l'occasione per avviare un percorso volto al reperimento delle risorse necessarie al completamento della strada. Si sono accaniti contro l'impianto di illuminazione posto nella zona di San Cesareo, nel centro storico. Un altro atto vandalico contro il bene comune. C'è bisogno di fare commenti? Tutta la zona di San Cesareo è con l'illuminazione distrutta dagli ennesimi atti di vandalismo. A questo punto gli appelli, le richieste di educare scadono sempre nel vuoto, non si sa più che pesci prendere per cercare di stroncare questi fenomeni. Io vorrei sapere, e credo anche voi, che cosa porta una persona oppure un gruppo di persone, a questo punto pensiamo dei ragazzi, non so chi possa essere stato, a fare delle cose del genere, degli scempi del genere. Sono piccoli gesti questi, sono piccoli atti che però riassumono un disagio sociale e una mancanza di identità. Essere protagonisti ignoti di un atto vandalico non è certo un chissà che cosa di cui vantarsi. Forse sbagliamo anche noi a dare spazio a queste cose, perché magari così chi l'ha fatta si sente protagonista e si sente anche un supereroe. Noi lo facciamo soltanto per cercare di testimoniare come la nostra società in genere, ma anche qui ad Orte, soprattutto nel centro storico, ma diciamo anche in tutto il territorio, gli atti di questo genere sono continui, sono ripetitivi e sono sempre puntuali nel tempo. Non c'è mese che non passi senza aver avuto un atto vandalico sul territorio. Il bene comune non esiste, il rispetto del bene comune non esiste. Purtroppo documentiamo anche questa volta un episodio di danneggiamento che costerà a tutta la collettività. Non è una grossa spesa ripristinare i lampioni, però se questi fra un mese vengono nuovamente distrutti, si dovrà sempre spendere continuamente per rifare questo servizio, perché poi ecco, sono tutti lampioni che partono dalla base della Rupe e arrivano fino a qui alla porta di San Cesareo, che servono soprattutto di notte e per qualcuno magari in questi giorni estivi che vuole passeggiare, gli è impedito di farlo perché ovviamente l'illuminazione non c'è più. Quindi ovviamente senza illuminazione c'è più timore, c'è più paura, c'è ovviamente disagio anche nel poter camminare sulle scale antiche che sono certo non comode come quelle di oggi. Quindi
inviti non ne facciamo più, di sensibilizzazione ci siamo stancati di farla, giustamente capiamo anche che chi deve sorvegliare non può farlo in ogni modo e in ogni maniera perché gli strumenti che ha sono insufficienti. A questo punto rimane soltanto la coscienza di ognuno nel denunciare questi fatti se siete testimoni e vedete che accadono. Prendete coraggio e fatelo. Un ovulo di eroina da 46 grammi. Lo hanno trovato i carabinieri di Orte nel camper di una prostituta nigeriana. La donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di droga. La donna ha detto ai carabinieri di poter fornire indicazioni su una persona di sua conoscenza che possiede e smercia droga. Ha anche detto di aver chiesto consiglio ad un suo amico carabiniere su come comportarsi, ma i militari, non trovando riscontro nelle affermazioni, hanno fatto scattare l'arresto. Il gruppo consigliare per Orte chiede chiarezza sull'Interporto. In una nota ai consiglieri Picchiarelli e Nori chiedono all'amministrazione di avere informazioni più dettagliate. Per Orte chiede di saperne di più. La nota pubblicata specifica che nel comunicato del 5 luglio il coordinamento politico del Quadrifoglio ha ricordato il voto contrario del sindaco di Orte al bilancio di esercizio del 2012. Approvato dall'Assemblea dell'Interporto il 21 giugno, motivandolo con ragioni soprattutto politiche e chiedendo trasparenza amministrativa. Quell'Interporto, afferma per Orte, lo aspettiamo invano da oltre 30 anni, con le sue opportunità nell'ambito dei trasporti e dell'occupazione, per cui vorremmo capire meglio. Chiediamo alcuni chiarimenti al Quadrifoglio che esprime nel Consiglio d'amministrazione dell'Interporto dal 2004 il sindaco ed altri membri di sua nomina e quindi è per forza più informato. Vorremmo innanzitutto capire meglio quali sono le motivazioni soprattutto politiche. Sappiamo dalla stampa dello scontro tra i sostenitori di Santucci e quelli di Gigli in quella che fu l'UDC laziale. Sappiamo, continua ancora per Orte, che Romoli, sindaco di Bassano in Teverina, è per Gigli, mentre il rappresentante più in vista dell'UDC ad Orte, cioè il vice sindaco, no. Ma è mai possibile, dicono Picchiarelli e Nori, che il Quadrifoglio intero, che si è sempre vantato della sua distanza dai giochi di potere e della vecchia politica, ora scende in campo per una fazione o l'altra dell'UDC? Certo, ci sarà altro ed il motivo dello sdegno forse è l'elezione del presidente attuale con accordi prettamente politici sull'asse Roma-Viterbo, legati alle vicende delle ultime elezioni regionali. La nota continua dicendo che non risulta che i precedenti presidenti dell'Interporto siano stati eletti attraverso primarie aperte. Quindi forse stavolta è successo qualcosa di molto grave. Noi non lo sappiamo e poiché non abbiamo paura di infastidire nessun apparato o capocorrente, chiediamo al Quadrifoglio di dircelo. Infine apprezziamo il richiamo alla trasparenza amministrativa a tutela dei cittadini ortani, azionisti e del denaro pubblico, per cui ci siamo battuti più volte in questi 4 anni di minoranza. Per Orte conclude chiedendo che le informazioni ottenute dall'amministrazione comunale sulle gestioni, le strategie industriali, i compensi, i rimborsi e le indennità siano portati a conoscenza di tutto il Consiglio Comunale, comprese anche le procedure d'evidenza e le eventuali parentele illustri, riguardo alle assunzioni effettuate direttamente o tramite società di servizi. Tutto pronto per la 7ª edizione di The Groove, il festival musicale realizzato ogni estate presso il Parco Comunale di San Marco. L'Associazione The Groove e il Consiglio Comunale dei Giovani daranno vita a 6 giorni di festa all'insegna del divertimento. Lo scopo di The Groove Festival è quello ricreativo e sociale, con musiche dal vivo di ottima qualità e soprattutto di ogni genere musicale. Ed ora il nostro nuovo appuntamento, lo sguardo rivolto verso il cielo. Vediamo questa settimana cosa ci riserva l'Istituto Nazionale Astrofisico. Dopo aver chiuso l'ufficio militare degli X-Files britannici, che in 60 anni non aveva mai trovato prove concrete di avvistamenti alieni nei paraggi della Terra, il Regno Unito rilancia ora con la ricerca di intelligenze extraterrestri. È stato presentato infatti in questi giorni il network SETI britannico, che sotto il patrocinio dell'illustre astronomo Martin Rees riunisce scienziati di 11 istituzioni accademiche del paese.
Gli argomenti di ricerca sono i più disparati. Vanno da nuovi metodi di rivelazione dei segnali alle sfide linguistiche nella decifrazione di eventuali messaggi ricevuti, al calcolo delle probabilità di interazione da parte di una cultura extraterrestre con la Terra, fino alla definizione di una teoria sulla longevità di una civilizzazione. Anche se si valutano altri metodi di rivelazione, la tecnica principe rimane ancora quella basata su segnali radio. E qui la Gran Bretagna mette in campo la sua rete di radiotelescopi E-Merlin, 7 antenne collegate in fibra ottica e coordinate dallo storico osservatorio di Jodrell Bank, in passato uno degli attori principali del progetto SETI. Attualmente la ricerca globale di segnali da parte di intelligenze extraterrestri viene condotta con finanziamenti privati, principalmente dallo statunitense SETI Institute. L'obiettivo del network britannico è di diventare il secondo polo mondiale, attraverso però un finanziamento pubblico da 1 milione di sterline all'anno. Una piccola cifra, dicono i ricercatori, per sapere se nell'universo siamo soli oppure no. Chiamateli come meglio credete. Lungimiranti, visionari, geniali. Loro sono un gruppo di ricercatori dell'Università del Michigan e hanno in testa un'idea meravigliosa. Spedire nello spazio mini sonde delle dimensioni di poche decine di centimetri e del peso di qualche chilogrammo, spendendo fino a 1000 volte meno di quello che sono i costi di missione attuali. Un risparmio notevole, che per capirci potrebbe portare in un futuro non troppo remoto a lanciare una missione per cercare tracce di vita sotto i ghiacci d'Europa, una delle lune di Giove, a un costo dell'ordine di $1 milione. Ma con costi paragonabili si potrebbe lanciare anche una flotta di minisonde per mappare la distribuzione e le orbite degli asteroidi. Ma com'è possibile tagliare così drasticamente i costi di missioni già super ottimizzate per contenere pesi e spese di realizzazione? L'asso nella manica dei ricercatori dell'Università del Michigan si chiama CAT ed è un sistema di propulsione al plasma ideato e testato nei loro laboratori. Il suo principio di funzionamento è simile a quello che sta spingendo la sonda Dawn della NASA nel suo viaggio alla scoperta degli asteroidi Vesta e Cerere, ma CAT è molto più piccolo. La sua camera di combustione e il sistema di alimentazione pesano insieme appena 0,5 kg, mentre un pieno di propellente, che può essere di vari tipi, compresa addirittura la semplice acqua, arriva al massimo a 2,5 kg. La spinta prodotta da questo micromotore è ovviamente molto piccola, ma la sua efficienza e il suo utilizzo prolungato possono spingere sonde grandi come una scatola da scarpe fino ai confini del sistema solare. L'idea insomma c'è e secondo i ricercatori è assolutamente realizzabile. Unico scoglio per ora, quello dei fondi per lo sviluppo del progetto. Ma anche a questo c'è una soluzione. Il team ha lanciato una campagna di finanziamento social in cui chiunque può dare il suo contributo economico, anche solo pochi dollari, per avviare la fase di test in orbita. Per passare dalla teoria alla pratica sarà necessario raggiungere la somma di $200,000 entro il 5 agosto prossimo. Un percorso con 5 tappe nei luoghi danteschi di Viterbo, inserito nel cartellone del Festival della Tuscia varato dalla provincia di Viterbo. Le 5 tappe, tutte ad ingresso gratuito, prevedono la spiegazione e la lettura dei canti della Divina Commedia che citano personaggi, luoghi ed episodi della Tuscia. Continua anche questa settimana l'appuntamento con i cugini di campagna per la Sagra del Visciarello. La manifestazione è corredata da eventi come passeggiate a cavallo ed intrattenimenti vari. La seconda parte del nostro notiziario è dedicata come sempre all'Umbria. Il primo servizio riguarda i contributi regionali per l'acquisto delle prime case. Un bando della Regione dell'Umbria per le piccole opere per i piccoli comuni della nostra regione sotto i 10.000 abitanti, un bando da 5 milioni di euro, di cui 1 milione riservato alle scuole per interventi che non possono superare i 300.000 euro complessivi e che pertanto indicano l'attenzione da parte della Giunta regionale per le opere, per le piccole opere delle nostre comunità, a iniziare come priorità dall'abbattimento delle barriere architettoniche. Un intervento chiaramente anticiclico che cerca di contrastare la crisi economica e che potrebbe essere anche di esempio
per un piano nazionale delle piccole opere che aiuterebbe molto oggi i comuni che sono strangolati dal rispetto del patto di stabilità. Un provvedimento che è in controtendenza anche rispetto alle politiche dell'austerità imposte dall'Europa, che impedisce gli investimenti pubblici. Per questo pensiamo che sia un dato molto positivo sia per le imprese, sia per la salvaguardia dei livelli occupazionali, sia per le amministrazioni comunali che in questa fase non sono in grado di fare investimenti. Vediamo ora il servizio di Confartigianato Umbria. A Città di Castello si è riunita l'assemblea dei soci, tra i punti all'ordine del giorno la presentazione della convenzione Mutui Garantiti Prima Casa. Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria. Confagricoltura promuove un incontro per parlare di rappresentanza. Un soggetto che è cresciuto, è cambiato, è evoluto, dimostra anche di saper razionalizzare e diventando un'unica realtà regionale. E chiede un confronto serio alla politica, chiede velocità per uscire da questa impasse. Qual è la risposta a livello regionale? Intanto il convegno di Confagricoltura di oggi permette di affrontare un tema che è centrale sia per le istituzioni sia per le associazioni della rappresentanza delle imprese, così come di quelle dei lavoratori. Abbiamo bisogno di procedere sempre più velocemente anche ad una riorganizzazione sia delle parti sociali sia delle istituzioni e della pubblica amministrazione. Tra l'altro questa è una giornata importante, mentre il governo annuncia un disegno di legge molto significativo come quello del superamento del livello delle province verso un nuovo assetto più semplificato. E dall'altro lato però le associazioni agricole, tra queste anche ovviamente Confagricoltura, sono parte da sempre in questa regione di luoghi stabili di confronto e di condivisione delle scelte strategiche. Le associazioni agricole, oltre a partecipare ai tavoli istituzionali di confronto, hanno anche un luogo specifico, il tavolo verde, nel quale si elaborano gran parte degli atti di programmazione e delle politiche che riguardano quel settore o che hanno a che fare anche con il futuro delle imprese agricole. È un'abitudine che viene da lontano, che noi abbiamo confermato, è un modo di lavorare insieme che è necessario sia per le istituzioni sia per le associazioni delle imprese e anche per Confagricoltura. Ed ora tempo e traffico. Riguardo il trasporto ferroviario, si segnala che da lunedì 8 luglio a sabato 31 agosto è in vigore l'orario estivo della linea ferroviaria Roma Civitata Castellana Viterbo. In particolare i treni extraurbani effettueranno tutte le fermate urbane Montebello Flaminio e viceversa. A cura dell'assessorato della mobilità della Regione Lazio e dell'ACI. Benvenuti su trebimeteo.com. L'anticiclone delle Azzorre garantisce una domenica tipicamente estiva su buona parte d'Italia, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, specie in prossimità delle coste, ove avremo una splendida giornata ideale da trascorrere al mare. Avremo invece ancora della variabilità pomeridiana in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, con il rischio di qualche isolato acquazzone o breve temporale. Una situazione comunque destinata a migliorare con l'inizio della nuova settimana. Ma diamo subito uno sguardo alle temperature, iniziando dai valori minimi, che non subiranno variazioni significative da nord a sud, con valori più freschi come di consueto su Alpi e lungo la dorsale appenninica. Per quanto riguarda i valori massimi, anche questi saranno stazionari, con punte di 32-33 gradi sulla Sardegna, valori più gradevoli altrove, soprattutto lungo il versante adriatico. Andiamo quindi a vedere il dettaglio previsionale riferito alle regioni settentrionali, ove avremo cieli sereni o poco nuvolosi su buona parte della Val Padana, mentre avremo addensamenti sparsi lungo la dorsale alpina ed anche sul nord Appennino, con qualche isolato rovescio che nel caso dell'Appennino potrà a tratti sconfinare lungo il Levante Ligure, ma in miglioramento entro la serata. Andiamo quindi a vedere adesso il dettaglio previsionale riferito alle regioni del centro, che avrà cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sia lungo il versante tirrenico che su quello adriatico, ma attenzione perché, come dicevo poc'anzi, la formazione di qualche breve isolato temporale andrà a guastare le ore pomeridiane lungo la dorsale appenninica, con il rischio di qualche rovescio in sconfinamento lungo le pianure interne laziali, ma in miglioramento serale.
E infine sulle regioni meridionali, bel tempo prevalente lungo le coste, con cieli pressoché sereni o al più poco nuvolosi, mentre qualche isolato breve acquazzone potrà interessare le Murge e i rilievi calabro-lucani. Bel tempo prevalente invece sulle isole maggiori per tutto il corso della giornata. Ulteriori dettagli, come di consueto, su trebimeteo.com. Ed è tutto per questo numero di TG Magazine. Grazie per l'ascolto e arrivederci a sabato prossimo!